E poi Sì, no, semplicemente perché abbiamo l'opportunità di verificare o quantomeno integrare queste opinioni con dei dati e quindi facciamolo. Allora, dal punto di vista del volume di gioco proposto, il Catania è la quintultima squadra che ha generato tiri in questa Serie A, quindi è normale riconoscere una certa difficoltà rispetto alla produzione di un tiro che c'entra tantissimo con la disposizione della squadra, oltre che con la qualità degli individui. Il dato sulla fase offensiva che preoccupa e che è stato comunque altalenante all'interno di vari periodi della stagione, è quello della percentuale di realizzazione che è legata, per carità, alla facilità di gol, facilità di calcio degli attaccanti, ma anche a tutto questo contesto di cui parliamo. Il Catania è l'ultima squadra per percentuale di realizzazione in questo campionato con il 6,2% ed è una statistica aggiornata alla trentesima, quindi molto Giusto, molto fedele. normale. Però non posso fare a meno di notare allo stesso tempo che rispetto ad un Bologna che oggi sarebbe salvo, questa differenza per quanto riguarda la percentuale di realizzazione, quindi la facilità rispetto al far gol, non è tantissima, è dello 0,3. Qual è la differenza che si nota tra il Catania, per esempio, e il Bologna che oggi si salva in maniera striminzita? È la facilità con cui gli avversari sono arrivati in porta da noi. Se noi analizziamo il rapporto tra i passaggi concessi e i tiri concessi, ovvero ogni quanti passaggi gli avversari riescono a tirarci, che tipo di resistenza trovano tra l'impostazione e il momento del calcio in porta? Beh, il Catania è una delle ultime squadre in questo, mentre il Bologna, essendo modestissimo anche esso in attacco, riesce a trovare una resistenza diversa. Qui vi leggo il dato: per tirare al Bologna ci vogliono 33,6 passaggi, per tirare al Catania ce ne vogliono appena 28, ed è una statistica che vale gli ultimi posti. E anche qui c'è un'altra ulteriore differenza: se noi suddividiamo, spacchiamo questo dato in due e vediamo il Catania per come si comporta in casa, il Catania per come si comporta fuori. In casa abbiamo un Catania che concede un tiro ogni 34 passaggi, quindi quantomeno c'è una resistenza davanti a questa difesa che viene attaccata continuamente. In trasferta invece questo dato diventa molto molto preoccupante, sono appena 23 i passaggi che scorrono agli avversari per arrivare in porta, una difesa eccessivamente penetrabile, che nel computo del confronto con il Bologna risulta essere addirittura più decisiva della siccità Ma offensiva. viceversa, i passaggi invece del Catania per arrivare in porta quanti Sì, sono? questo è un Il dato Catania molto. è arrivato alle soglie del gol, non, forse più della Juventus, però poi come si è arrivati al limite dell'area di Non si rigore c'è il concretizza. muro di gomma, non si capisce che cosa succede. Questo è un dato molto altalenante che sto cercando ancora di decifrare, perché mentre l'anno scorso erano le squadre più forti che occupavano meno passaggi per arrivare in porta, quindi c'era questa linea diretta che sembrava Sì. essersi disegnata, quest'anno invece stranamente le squadre che hanno proposto meno passaggi per arrivare al tiro sono quelle lì che invece stanno un po' più basse in classifica, come il Livorno, il Bologna e poi il Catania al quarto posto. Sto cercando di decifrare ancora questo dato e di dargli un'importanza, francamente. Allora, io volevo un attimo.